copriamoci di gloria e onore ancora una volta. Avanti, ottavo, avanti. Inizio ricevuto, passo. Ricevuto, fine. Benvenuti in Sardegna. Ho l'onore di documentare l'esercitazione militare Joint Star 2023. Solitamente filmare operazioni così delicate è pressoché impossibile, ma noi abbiamo questo privilegio. Sono stati 4 giorni impegnativi ma formativi. Ho vissuto in prima persona le attività e la quotidianità dei militari, cercando di immedesimarmi nella loro vita. Ed è per questo che mi è venuta spontanea una domanda: perché hai scelto di fare questa professione? Ho scelto di fare il pilota in quanto quando ero bambino mi hanno portato a vedere un air show, ho visto per la prima volta queste grandi macchine volare e da quel giorno ho sempre studiato per raggiungere l'obiettivo di volare. Perché è da parte mia è stata anche un'esperienza molto sudata e tanto voluta, quindi sono orgogliosa di questo brevetto che porto al petto. Ho sempre avuto la fortuna, dico oggi, di essere cresciuto con mio padre che mi ha guidato secondo quelli che sono gli ideali e i valori che ha ricevuto lui da ragazzo e che da sempre rappresentano l'arma dei carabinieri. Semplicemente volevo cercare un lavoro che mi portasse non dietro una scrivania. Penso di averlo trovato. Mi lega profondamente a questa forza armata la passione per il mare. È stata una scelta dettata proprio dalla voglia di mettersi in gioco per la dinamicità proprio del lavoro stesso. Provenendo dalla Sicilia, quindi da un paese di mare, la passione per la navigazione è venuta da sé. E l'aeronautica insegna che se ci si applica e si studia, si può fare tutto nella vita. Ma torniamo a noi. Che cos'è Joint Star? È l'esercitazione interforze nazionale e interagenzia più importante della difesa, organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze, ovvero il COVI. E cosa significa interforze? Sono presenti non solo le nostre 4 forze armate, ma anche la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa. Perché l'addestramento e le esercitazioni sono fondamentali? Semplice, perché provando e riprovando si creano degli automatismi fondamentali per saper risolvere qualsiasi situazione. Un po' come nel mondo della fotografia e del video o in qualsiasi ambito, più si fa pratica e più saremo pronti quando dovremo effettivamente metterci alla prova. Posto comando di Teulada, da cui viene gestita gran parte dell'operazione. Vi spiego un po' come è organizzato. Bisogna pensarlo come un paese completamente autonomo. All'incirca per montarlo ci si mette un mese e mezzo e deve essere tutto pensato e strutturato per essere funzionale. Il primo luogo che visitiamo è il posto medico avanzato, ovvero dove i feriti ricevono le primissime cure, le cure salvavita. Quello che è importante per la Croce Rossa militare è coniugare la buona pratica medica, con la tattica militare. La tenda della Croce Rossa dovrebbe avere sempre le porte aperte, ci ha spiegato. Oggi giornata super ventosa, quindi chiuse. Ci stiamo avvicinando alla zona dove i militari trascorrono le ore serali e quindi anche dove hanno il posto letto. Sono 120 tende costituite da 12 di lato per 10. La caratteristica è che hanno delle stradine che permettono la viabilità del personale e una centrale che permette anche il passaggio dei mezzi. Stiamo avvicinando alla zona armeria e tutti i soldati, prima di uscire, ecco, recuperano quello che è l'equipaggiamento e una delle cose che viene curata molto è la mimetizzazione. Se vedete, anche il veicolo è fornito di reti scenografiche per poterlo mimetizzare nel momento in cui si ferma. E con tutti questi mezzi l'officina ci deve assolutamente essere e con l'officina anche i meccanici. Questa è la nostra officina, noi bene o male abbiamo meccanici che si occupano dei mezzi che abbiamo qua adesso in Sardegna, la maggior parte si occupiamo adesso per quanto riguarda i dardo, dove abbiamo i tecnici specializzati, cioè sia parte scafo, tecnici specializzati per quanto riguarda la parte turret, che comprende tutta l'elettronica, tecnici specializzati per la parte armamento. All'incirca ci sono 700 persone che operano in questo campo e bisogna pensare ai vari fabbisogni. La cucina campale è composta da due container contrapposti
che si aprono, sono stati modificati. È strutturata proprio come una cucina da grande ristorante, con l'addetto ai primi, l'addetto alle carni e così via. Pensate, riesce a preparare più di 500 pasti all'ora. Questi al lato sono sempre container, ma fungono da celle frigorifere. Il panificio. Che profumo! Sono scelto il panificio da 40 kg ora di pane a pieno regime. Di certo, quando si pensa ad un accampamento militare, non si va minimamente a pensare alla lavanderia, che anche in questo caso è un container. È tutto in moduli. Questo fa sì che si possa trasportare in ogni dove al momento del bisogno. Qui mi occupo di servizio di lavanderia. Facciamo circa 300-350 sacchetti al giorno. Alle mie spalle la sala operativa dove viene gestita tutta l'operazione sul campo. Non entreremo perché ci sono troppe informazioni classificate. Un rapido pranzo, nel mentre proviamo la mensa e i cuochi sono stati davvero in gamba. Tutto buonissimo. E si sale sul VM. Mettono le ridotte. Arrivati al poligono per assistere all'attività CBRN RAD. E in cosa consiste questa attività? È stata simulata per addestramento una pattuglia da parte di un team RCP del Genio, che durante il controllo della strada ha trovato dei bidoni dal contenuto sospetto. Subito hanno attivato le procedure per potersi proteggere e la modulistica per poter richiedere infine l'intervento dei nuclei specializzati. Questo sistema montato di fronte al carro permette di effettuare una pressione sulla strada ed eventualmente innescare gli ordigni. Lo innesca, esplode, ma a chi è sul carro non succede nulla. Perché proprio la Sardegna? Perché proprio Teulada? Semplice, perché simula alla perfezione gli scenari operativi che si incontrano più spesso nelle missioni. La realtà è ben diversa da tutti i film di guerra che vediamo. È da circa 2 ore che siamo qui in attesa per capire dov'è il nemico, ovviamente il nemico simulato, e per muoverci nel corretto modo. Ok, si va. Il comandante si è spostato più vicino a dove avviene l'operazione. Sì, siamo nel posto comando tattico avanzato della Task Force Grande Ottavo. In pratica si tratta di una replica del posto comando principale che abbiamo all'interno della zona servizi. È articolato su un VCC-80 Dardo, che è il mezzo che utilizzo io per muovere e per seguire le comunicazioni radio. Abbiamo 3 M577 ai quali abbiamo montato le 3 tendine posteriori e questo ci consente di monitorare tutte le operazioni attualmente in corso. Abbiamo la capacità telefonica, quindi riusciamo a chiamare sulla linea telefonica, abbiamo la capacità di inviare e di scambiare messaggi e email e poi abbiamo la capacità di comunicare con radio VHF e HF. Siamo autonomi dal punto di vista dell'energia elettrica, lo abbiamo insomma mascherato. Elmetto e non uno qualsiasi, quello con il piumetto. Il bersagliere è unanimemente riconosciuto nel mondo per il suo piumetto. Nell'idea del fondatore del corpo, il piumetto serviva sia a proteggere l'occhio destro durante le operazioni di puntamento da sole, quindi per avere un tiro più efficace, e poi aveva anche il compito di favorire la mimetizzazione del soldato che lo indossava. Qualche curiosità sul VCC 80 Dardo. Allora, parliamo di un mezzo di 24 tonnellate, 12.800 di cilindrata. Come velocità 70 km orari, ha un'autonomia di 600 km. All'interno possiamo portare 3 persone di equipaggio più 6 persone fucilieri, una squadra fucilieri. Mettiamolo in moto. Allora, il master è attaccato. Così l'accendiamo. È tutto messo a folle. L'accensione. Oh, così va in moto. Mezzo interessante, direi. Di notte le attività non si fermano minimamente. E allora proseguiamo.
1001, 1002, 1003. Adesso ci stiamo predisponendo per l'allestimento di una zona atterraggio elicotteri necessaria per l'esfiltrazione di uno dei nostri soldati che è stato ritenuto prioritariamente da evacuare causa una ferita d'arma da fuoco al braccio destro. L'area che è abbastanza priva di vegetazione vedrà l'ingresso dinamico e aggressivo dei miei tre carri che domineranno la vallata e il dominio di quota. Immediatamente i capicarro e i cannonieri provvederanno al posizionamento dei teli di indicazione rossa sulla parte posteriore dello scafo e i fucilieri, una volta aperta la rampa, andranno a fortificare e ad ampliare la bolla di sicurezza della mia zona atterraggio elicotteri attraverso l'utilizzo di visori notturni sia di intensificazione di luce che a infrarossi. Il tutto permetterà l'atterraggio di un vettore ad ala rotante e quindi l'esfiltrazione di un ferito nel più breve tempo possibile. Tutto questo verrà svolto attraverso il rispetto delle procedure di comunicazione e controllo NATO. Copy Dust of, I got you Lima Charlie, ready to copy landing zone update. E quindi attraverso l'inoltro delle giuste messaggistiche e dei corretti format. Buongiorno, non vi ho detto che ho passato la notte in tenda. Salutiamo il posto comando dell'ottavo reggimento dei bersaglieri per passare alla marina militare. Ci imbarchiamo su un mezzo da sbarco. Questa è la rampa che si abbassa. I mezzi poi possono tranquillamente sbarcare all'occorrenza. Ci stanno all'incirca due lince. Sempre un po' di ginnastica. Il giubbotto salvagente. Si salva. E si esce da Porto Scudo. Ora cosa accade? Adesso entriamo dentro il bacino e ci immergeremo all'interno. Situazione surreale, nemmeno nei migliori film. Ci si lamenta nel parcheggiare l'auto, pensate alla complessità di questa manovra. Abbiamo il verde e si entra. Assurdo! Comodo e funzionale questo sistema. A bordo del San Giusto. Abbiamo addirittura la vista sulla Sardegna. Questa sera ci va di lusso perché siamo nel quadrato ufficiali. Ora il piano è semplice. Facciamo un giro sulla nave. Iniziamo proprio dal ponte garage, in quanto il San Giusto è una nave anfibia. Ciò cosa significa? Che è fatta per appoggiare le operazioni di sbarco del San Marco. Qui mi trovo sul bacino allagabile e proprio sotto i miei piedi c'è la rampa che si abbassa che permette ai veicoli di salire sul mezzo da sbarco. Come vengono portati i mezzi sul ponte di volo? Con un elevatore, portata massima 30.000 kg, 30 tonnellate. Mentre i mezzi che arrivano dal mare vengono sollevati grazie a questo carro ponte. Davvero impressionante. È un po' come giocare a Tetris e sistemare tutti i mezzi. Ma cosa troviamo nel ponte garage? Il BAA, che sta per battello d'assalto anfibio. Pensate, può arrivare a oltre 40 nodi. Spoiler, domani lo proveremo. Questo è un mezzo anfibio, AAV7. È in grado appunto di andare sia per mare sia per terra. Mezzo cingolato e dentro questa scatola ci sono le eliche, una da questo lato e una dall'altro lato, che permettono la propulsione in mare. Assurdo. Non possono di certo mancare anche due camion con relativo container. Durante gli sbarchi serve anche del materiale tecnico. Dal ponte garage siamo saliti sul ponte corridoio
e qui alle mie spalle la sala bacino. Sono il meccanico di bordo su questa grande nave anfibia e da queste due console si può controllare sia l'assetto trasversale e longitudinale della nave tramite appunto l'acqua e le casse di zavorra, e attraverso quest'altra console invece si può aprire e chiudere il portellone, le coperture del bacino, la spiaggia e tutti, diciamo, i sistemi per effettuare in modo ottimale l'entrata e l'uscita dei mezzi da sbarco su questa nave. La plancia in assetto notturno, questo è il cervello della nave. Forse è meglio tornare con un po' più di luce. E sì, passeremo la notte a bordo. Appena fatto il letto, direi che ci vediamo tra poche ore, domani mattina. Inizia il giorno 2 sul San Giusto. Finiamo di scoprirlo, dovrebbe esserci tutto l'equipaggio che ci spiega anche un po' di chicche sulla nave. Ritornati in plancia e che figure troviamo? Ufficiale di guardia in plancia, il brogliaccista, il timoniere. Io durante le navigazioni passo la maggior parte del tempo in plancia perché mi occupo di timonare la nave. Da questo timone do la direzione e seguo le rotte che mi vengono comunicate dall'ufficiale di guardia in plancia. Il radarista. Il mio compito è quello di discriminare tramite vari sensori, tra cui i radar o altri sensori che abbiamo a bordo, i bersagli di superficie, subacquei e aerei. E sul retro della plancia la sala nautica. E qui tramite l'ausilio di carte nautiche, ovvero documentazioni ufficiali dello Stato, seguiamo la navigazione per quanto riguarda la pianificazione e la sicurezza. Come in questo caso sto prendendo il punto nave tramite degli strumenti nautici grazie ai quali riusciamo a determinare la posizione precisa in cui ci troviamo. Per concludere, sulla letta di plancia la vedetta. Usciamo sul ponte di volo, come ci suggerisce il nome, e dove atterrano e decollano gli elicotteri, ma viene anche utilizzato per stoccare i diversi mezzi, e ce ne sono davvero molti. In particolare lui è un MH90. Vediamolo più nel dettaglio, sono molto curioso. È un elicottero da trasporto tattico che utilizziamo per eseguire le nostre missioni primarie, ossia la tutela della vita in mare e, diciamo, collaborare con la Forza Armata per eseguire tutte le sue missioni. È un elicottero molto innovativo per i nostri tempi, in quanto è il primo elicottero militare totalmente fly by wire. Questo che cosa vuol dire? Che gli input del pilota vengono tramutati in bit, trasportati da dei computer, processati, e poi i controlli vengono portati sulle superfici di controllo. Di conseguenza abbiamo un'ottima controllabilità di questo aeromobile. Inoltre l'NH90 è un'innovazione tecnologica in quanto sfrutta gli avanzamenti nella tecnologia dei materiali, e abbiamo un elicottero che è composto quasi totalmente da materiale composito. Questo ci dà un aumento delle performance in quanto riduciamo il peso dell'elicottero, e anche l'evoluzione tecnologica che ci porta ad avere una macchina molto performante. Trasportare in questa configurazione 16 passeggeri in cabina. Una delle peculiarità di questo elicottero è che può essere rimodulato molto semplicemente, e possiamo cambiare configurazione, e per esempio dalla nostra configurazione attuale possiamo riconfigurarci in configurazione Search and Rescue. Rimuovendo questi due seggiolini creiamo lo spazio per utilizzare il varicello di soccorso per issare un naufrago in cabina e portarlo in sicurezza. Rientrati. E già solo far tutte queste scale è un bel allenamento, ve lo assicuro. Scopriamo più nel dettaglio le zone più comuni che servono effettivamente all'equipaggio, come ad esempio il locale forno. Sono una dei tanti addetti alla componente della sussistenza, quindi mi occupo della cucina, del forno in questo caso, della cambusa che sarebbe dove si trovano tutti gli alimenti. Ci occupiamo un po' di non far mancare nulla a tutte le persone imbarcate in nave. E ci fermiamo qui con la visita al San Giusto. Da qui in poi area riservata, vietato l'accesso. Torniamo a terra in grande stile. Ed ecco il nostro BAA che ti sta aspettando. Giubbotto, 540 cavalli. Ci si deve effettivamente legare. Oltre 40 nodi, proviamo anche questo. We'll be right back.
sembra di volare sull'acqua. È pazzesca la sensazione. Ed eccoci in porto, Marina di Teulada. Terraferma. Torniamo a Decimo Mannu, dove sarai preso in carico dei carabinieri, ma non nel senso che uno potrebbe pensare, e fai attività con loro e poi con l'aeronautica militare. Sì, perché l'arma dei carabinieri è una delle quattro forze armate. L'arma dei carabinieri garantisce il rispetto della legalità e dei diritti umani non solo in Italia ma anche all'estero, nelle operazioni militari. Ora assisteremo a una vera e propria esercitazione. Nell'attività che andremo a fare quest'oggi, l'autorità di Carbonium ha chiesto il supporto dell'arma dei carabinieri a seguito di un tentativo di attentato contro il primo ministro, condotto da tre soggetti armati fuggiti poi su un'autovettura. Viene quindi organizzato un controllo capillare del territorio al fine di ricercare gli autori ed assicurarli alla giustizia. Fermo, carabinieri! Fermo! Fermo! Stop! Stop! Lo strumento principale di controllo del territorio è il posto di controllo. Viene condotto da pattuglie automontate lungo i tratti principali delle principali arterie stradali. Il checkpoint viene organizzato con tutti gli accorgimenti per permettere ai militari operanti di avere una reazione pronta ed immediata in caso di una reazione violenta da parte dei soggetti controllati. Stiamo assistendo adesso a un intervento di una squadra che deve neutralizzare un soggetto pericoloso e armato che si è chiuso all'interno di un edificio dove non vi sono altre persone. Il team della seconda brigata mobile carabinieri e nello specifico formato da personale del primo reggimento carabinieri Pavese Tuscania, del settimo reggimento carabinieri Trentino Alto Adige e del tredicesimo reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia iniziano alla cinturazione dell'edificio. Fatto questo, si provvederà ad entrare all'interno. L'operazione si considera chiusa con successo nel momento in cui la persona viene resa inoffensiva, si salvaguarda la sua incolumità utilizzando la forza strettamente necessaria all'intervento. A conclusione dell'intervento, la persona pericolosa e i suoi complici verranno assicurati alla giustizia competente nel territorio. Tutto quello che è stato reperito nell'autovettura, quindi le armi, i dispositivi mobili e eventuali documenti, verranno messi a disposizione del ROSSI, il Raggruppamento Operativo Speciale, e del RISSE, il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, per l'accertamento del caso. Dato che siamo nell'aeroporto di Decimo Mannu, passiamo all'aeronautica militare. Iniziamo a capire di cosa si occupa il quindicesimo stormo su elicotteri. Come funzioniamo? Noi abbiamo uno stormo e sostanzialmente si occupa di ricerca e soccorso di personale militare legato a attività di volo e dopodiché ovviamente prestiamo servizio anche in caso di calamità o esigenze della protezione civile. Operiamo sia di giorno che di notte su terra e su mare per la ricerca di personale. In più facciamo anche attività antincendio e quella che andremo a vedere oggi, che è l'attività di slow mover interception. In un'operazione di soccorso l'equipaggio di solito è formato da 5 elementi, che sono i due piloti, ovviamente un capo equipaggio ed un secondo pilota seduti rispettivamente a destra e a sinistra, un operatore di bordo che è un tecnico che aiuta e coadiuva i piloti nella condotta del velivolo durante il volo, praticamente per quanto riguarda la parte tecnica, perché è un vero e proprio ingegnere di volo, diciamo così, ed è seduto in questa posizione per poter manovrare il verricello e rappresentare gli occhi del capo equipaggio una volta che si è in una posizione chiamata hovering, cioè proprio sopra il ferito da recuperare, dove il pilota lì non vede più sotto la macchina, ma a quel punto si affida agli occhi dell'operatore di bordo, che può addirittura comandare lui stesso l'elicottero per farlo spostare di pochi metri una volta raggiunto l'obiettivo. Dietro poi ci sono due aerosoccorritori, che sono i tecnici di elisoccorso veri e propri, che sono quelli che scendono ad effettuare il soccorso. Una delle cose, delle particolarità del nostro lavoro che lo rende sì appassionante ma anche difficile da gestire è dovuto al fatto che durante la giornata abbiamo molti cambiamenti in corso d'opera
e ci dobbiamo adattare alle nuove esigenze, e quindi cominci la giornata in un modo e non sai mai come va a finire, e quella è una particolarità del lavoro che lo rende interessante. E soprattutto darà grandissime soddisfazioni. Sì, moltissime, poi. Moltissime. Immagino. Moltissime. Iniziamo l'attività con l'HH139 Alfa. Si sale. Quello che andremo a fare è un'intercettazione di un velivolo a bassa velocità. Cintura messa, cuffie. Cosa vorrebbe dire l'attività in particolare di oggi? Sono abbastanza famosi i velivoli Eurofighter che svolgono la difesa aerea sul territorio nazionale, però magari potrebbero essere chiamati ad intercettare dei velivoli che sono troppo lenti per le loro prestazioni per essere identificati con certezza. In questo caso interveniamo noi, che abbiamo ovviamente delle velocità più ridotte, possiamo meglio svolgere questo compito quando i velivoli sono particolarmente lenti o sono magari piccini. Quello che facciamo è essenzialmente identifichiamo questi velivoli chi sono, e potenzialmente potrebbero essere anche semplicemente personale che si è persa o sta andando in una zona dove non è consentito andare, e dobbiamo semplicemente dargli indicazioni per uscire da quella zona. Poi ovviamente, se non dovesse essere insomma questo il caso, allora intervengono altri assetti con altre capacità. Bene, bene, bene. Perché voi piloti utilizzate una tuta, se si chiama tuta così? Tuta da volo. Unica rispetto alla classica mimetica? È un indumento che è stato studiato per la comodità di stare seduto dentro un velivolo o dentro un elicottero. Siamo in pista, piove, ma assolutamente loro non si fermano. Questo è un C-27J, un aereo da trasporto tattico. E quelli a bordo, che ora intervisteremo o almeno cercheremo di chiedere qualcosa, sono dei paracadutisti dell'esercito italiano. Abbiamo viaggiato tramite questo aereo dietro di me, che è il C-27, che ci consente, appunto, grazie ai nostri colleghi dell'aeronautica militare, di poter fare i nostri spostamenti e o lanci. Direi che potrebbe essere molto interessante fare un mini tour. È un aeroplano della 46esima di Pisa, è un aeroplano da trasporto, quindi viene utilizzato per trasportare ovviamente cose, ma non solo, persone. Tendenzialmente noi trasportiamo o rifornimenti o supporti per quelle che possono essere missioni nazionali e internazionali, ma trasportiamo anche quelli che sono paracadutisti. Infatti noi abbiamo un rapporto molto stretto con le varie brigate operative dell'Italia e facciamo operazioni di aviolancio a bassa e alta quota. Come si vede, ha due motori. Sono due motori in grado di spigionare circa 4700 cavalli l'uno, e come vedete abbiamo una rampa posteriore che viene utilizzata sia per il caricamento a terra che per il lancio in volo dei paracadutisti e anche di CDS o comunque di bandoli di materiale. Quello che si può dire di questo aeroplano, per rimanere semplici, è che è un aeroplano completamente italiano, quindi un progetto italiano che poi è stato rivenduto nel mondo. È uno dei cavalli di battaglia della 46esima. Noi infatti operiamo con due velivoli principalmente, C-130 quadrimotore e C-27 bimotore. Ci troviamo qui a Decimo perché siamo parte di una esercitazione, la Joint Star 2023, che è un'esercitazione che vede coinvolti più reparti dell'aeronautica militare, perché come tutti quanti abbiamo bisogno di esercitarci per imparare a fare le cose nella maniera più giusta. Essendo tanti reparti diversi, con tanti modi di operare differenti, abbiamo bisogno di provare e riprovare, perché ovviamente non si è mai perfetti, e il nostro compito come militari e come professionisti è sempre quello di addestrarci e essere sempre migliori di volta in volta. Se mi seguite vi porto a fare un veloce giro dell'aeroplano. Questa è la cabina di pilotaggio del C-27. Come vedete è un aeroplano che si porta con due persone. Abbiamo il capo equipaggio che sta seduto a sinistra, dove sono io, e il secondo pilota che sta seduto a destra. La differenza tra questi due piloti? Sostanzialmente nulla, siamo tutti e due addestrati allo stesso modo. Solitamente il capo equipaggio ha più esperienza del secondo pilota, ma entrambi devono lavorare insieme per portare a termine la missione. Come potete vedere è un aeroplano che ha due motori, quindi le manette sono due. Una che controlla il motore di sinistra e una che controlla il motore di destra. Mentre per comandare l'aeroplano, per salire e per scendere, c'è questo volantino. Per commentare tutti i pulsanti che vedete, probabilmente mi ci vorrebbe, penso mi ci vorrebbe più o meno il tempo che ci è voluto a me per fare il corso di volo, ma per quanto possa sembrare complicato, come dicevo prima, è un lavoro
per cui sicuramente ci vuole professionalità, ma non è una cosa che non si può imparare. Tutto si può fare e l'aeronautica insegna che se ci si applica e si studia, si può fare tutto nella vita. Vi mostro il compartimento di carico dell'aereo, che è il mio lavoro. Entrando all'interno potete ben vedere il tipo di configurazione che adesso è in atto, visto che siamo qui per un'esercitazione, siamo in procinto di caricare e scaricare dei paracadutisti, abbiamo configurato appunto per il trasporto passeggeri, che è una delle varie modalità di trasporto che il nostro aereo può performare. Possiamo portare un massimo di 42 persone a bordo. Per quanto riguarda altre tipologie di trasporto e configurazione, mezzi e materiali sono più che i benvenuti sul nostro aeroplano. Semplicemente basterà riconfigurare il velivolo e rimodulare tutto di conseguenza in base al carico. In caso di appunto avviolancio paracadutisti dalla porta laterale, semplicemente le nostre operazioni saranno quelle di aprire la porta. Ovviamente l'allestimento non è quello previsto al momento. Prova di tenuta. Tramite una jump platform, ossia un semplice ausilio meccanico, una rampa diciamo di lancio che verrà predisposta all'imbocco della porta, i paracadutisti vengono agevolati nella discesa. E per quanto riguarda la sicurezza, vengono vincolati tramite il moschettone della fune di vincolo del paracadute a questo cavo, il cavo statico, che è appunto vincolato all'aereo. Abbiamo seguito in questi giorni un programma davvero molto intenso. Quello che ci portiamo a casa umanamente è qualcosa di difficile da spiegare in video. Il denominatore comune che ho riscontrato è sicuramente la passione per ciò che fanno, la loro dedizione. Quello che a volte sfugge è che siano ragazze, ragazzi, insomma persone proprio come noi. L'unica differenza è che sono addestrati per proteggerci e salvaguardare ciò che abbiamo costruito. Ringrazio il COVI, le Forze Armate e non solo per questa grandissima opportunità che mi hanno dato, e ringrazio anche tutte le persone che ho incontrato e tutti coloro che hanno contribuito e reso possibile la realizzazione di questo episodio. Noi ci vediamo in nuove avventure, nuovi episodi particolari come questo. Se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Ci si vede anche su Instagram per rimanere aggiornati in tempo reale su cosa combino, spoiler e quant'altro. Al prossimo video. Ciao a tutti!